di guerra chimica e nucleare di tipo indiretto. Perché parlo di questo? Perché parlerò dell'aggressione del 99 alla Repubblica Federale di Jugoslavia, cioè la cosiddetta mini Jugoslavia, la Serbia, la Serbia con le province autonome della Vojvodina e del Kosovo e Metohija e il Montenegro, Repubblica Federale Jugoslava. Che vi ricorderete avvenne nel 1999. I dati sono forniti dal professor Vergenticcio della Università di Belgrado, che è un geochimico. Parliamo soltanto di un aspetto, cioè di una guerra chimica indiretta, perché non sono state usate armi chimiche, ma sono stati distrutti o danneggiati delle raffinerie, degli impianti chimici, degli impianti di fertilizzanti, dei complessi agricoli, delle centrali elettriche, centrali di trasformazione, oltre ad altre cose, e questo ha provocato la fuoriuscita di fumi tossici, inquinanti, in una quantità enorme e di cui non si capisce completamente non si capiscono completamente le conseguenze, perché vedremo che si possono fare dei calcoli su ognuno di questi componenti fuoriusciti dal bombardamento degli impianti chimici e petrolchimici. Immaginate una maxi Porto Marghera, per esempio. Però non si conosce l'effetto della combinazione di tutti questi elementi, perché una cosa è un incidente e una cosa invece bombardamenti a tappeto ben localizzati. Vedete, qui avete la distribuzione delle industrie in Serbia, in Jugoslavia. E qui invece ci sono i target, cioè i bombardamenti. Vedete che avvengono i bombardamenti nelle zone industriali. Quindi può essere considerata una guerra economica perché si distruggono le industrie, ma molti studiosi jugoslavi pensano che sia una guerra chimica indiretta per far del male alla popolazione civile. Quindi parlano di una catastrofe ecologica, un ecocidio, che però ha delle enormi conseguenze sulla salute delle persone, non solo in questo territorio, ma in tutti i Balcani. Allora, ovviamente poi hanno anche bombardato ponti ferroviari, viadotti, scuole, facoltà, monasteri, ma questo in questo momento non ci interessa perché è in tutto 995 obiettivi, inclusi quelli militari, che sono stati i meno importanti, perché questo tipo di guerra che qualcuno ha definito neoguerra, come quelle dell'Iraq, eccetera, sono guerre soprattutto sulla popolazione civile, perché distruggono la salute più che sui militari, che sono stati anche le vittime civili. Gli effetti collaterali sono stati 3 volte i militari jugoslavi in Kosovo e Metohija. Qui c'è anche un lucido sugli obiettivi non solo industriali, ma anche su quelli delle infrastrutture, cioè aeroporti, ponti, ferrovie. Queste sono delle immagini note di questi effetti collaterali. Lascerei un attimo la biodiversità e darei, per non togliere tempo, darei dei dati su Belgrado, la capitale. Per esempio, questo è il particolato
totale a Belgrado prima della guerra. Questo è il limite in microgrammi al metro cubo. Vedete, c'era inquinamento anche prima, ovviamente, ma vedete la differenza con il 99, cioè quanto l'atmosfera è stata inquinata in questi 3 mesi di bombardamenti. Poi parlerei di un altro esempio. Pančevo. Pančevo è una cittadina al di là del Danubio, di fronte a Belgrado, ed è un centro industriale. Questa nube tossica è stata, di fumi tossici, è stata 15 giorni tra Belgrado e Pančevo. Allora, in questa carta, vedete, questo è Pančevo, questa città industriale, questo è Beograd, Belgrado. Allora, faccio un esempio, perché c'è stato un attacco anche a Novi Sad, nella raffineria. Dicevo, perché ho scelto questo? Ho scelto questo perché è un modello un po' di questo tipo di guerra, ma anche perché ho visitato queste siti 2 mesi dopo la fine dei bombardamenti, quindi li ho visti. E si respirava ancora un'aria non proprio eccezionale. E quindi c'è stato l'attacco a Novi Sad, dove c'è la raffineria, ma anche un esempio è l'impianto petrolchimico di Pančevo. Sono fuoriuscite 2100 tonnellate di dicloruro di etilene, che è cancerogeno e che è andato nel terreno, nel canale delle acque reflue. Cancerogeno forse anche può produrre delle mutazioni genetiche. Nello stesso impianto sono state rilasciate 8 tonnellate di composti di mercurio, e tra cui mercurio metallico, che può essere trasformato in forma organica in metilmercurio, che è tossico e che si è accumulato nella catena alimentare. Questo è quello che è fuoriuscito. Però è fuoriuscito anche, faccio un esempio per vedere come si può calcolare il danno di uno per uno, ma non di tutto l'insieme. E il cloruro di vinile monomero, che serve per fare il polimero nell'industria della plastica, è fuoriuscito, ovviamente è bruciato. E oltre alle sostanze nocive di questa raffineria di petrolio, con fuoriuscita di anidride solforosa, biossido di azoto, monossido di carbonio, importanti anche gli idrocarburi poliaromatici, che sono tossici, e piombo, metalli pesanti. Questo cloruro, BCM è l'abbreviazione, cloruro di polivinile, cioè il BCM produce poi il polimero di cui vi parlavo, che è il cloruro di polivinile e PVC, no, ma non importa. Questa è la formula chimica di questo BCM, abbruciato dall'1 di notte alle 3:30 del giorno dopo. Per fortuna il vento andava nell'altra direzione, non verso Belgrado, se no sarebbe stato molto più pericoloso, andava dall'altra parte, un caso per fortuna, e in questa reazione chimica si vede che questo cloruro di vinile che c'è all'interno brucia producendo anidride carbonica, ossido di carbonio, vapor d'acqua, acido cloridrico e COCl2, che è il fosgene. Ora, il fosgene è un'arma chimica che è stata usata nella prima guerra mondiale dai tedeschi e poi anche dai francesi e dagli inglesi. Quindi
non occorre usarlo, basta che esca, no? Cioè, mi pare. E qui si è fatto un conto, 200 tonnellate di cloruro di vinile danno circa 117 tonnellate di acido cloridrico. L'acido cloridrico poi si è espanso andando con, diciamo, in questa direzione, per fortuna, e non verso Belgrado, e con una concentrazione di 50 parti per milione, che sono molto dannose per la salute umana, e può essersi espanso per molti più chilometri, ma con una esposizione minore. Ci sono state delle piogge acide, queste piogge acide non sono pericolose per le persone, ma per la vegetazione, i terreni agricoli. Un'altra considerazione da fare, oltre ai bombardamenti delle raffinerie, degli impianti petrolchimici e dei fertilizzanti, volevo ritornare su questo, a Pančevo, oltre alla raffineria, ci sono anche una fabbrica di fertilizzanti. E allora, preventivamente, sapendo che sarebbe stata bombardata questa fabbrica, i tecnici jugoslavi hanno rilasciato nel canale 250 tonnellate di ammoniaca per evitare dei guai molto maggiori alla popolazione, che però sono fluiti nel Danubio, provocando la morte di pesci fino a 30 chilometri. Vedete, qui c'è il Danubio, qui c'è Belgrado, e questi sono l'impianto di fertilizzanti, la raffineria e l'impianto petrolchimico. E quindi ci si chiede, è una guerra chimica indiretta? Cioè, è stato fatto tutto questo soltanto per distruggere l'economia, o è stato fatto con scopi più occulti? Comunque, in ogni caso, l'ultima cosa che volevo dirvi è che sono state bombardate le centrali elettriche, soprattutto quelle di trasformazione, hanno i trasformatori che hanno un olio refrigerante, purtroppo adesso si usa di meno, però il PCB, che è molto tossico e che è fuoriuscito, è andato nelle acque. E anche a Kragujev, la fabbrica di automobili della Zastav, bombardata pesantemente, ha avuto questa perdita di olio refrigerante, oltre al fatto che hanno bombardato la centrale termoelettrica, per cui per anni poi era difficile riscaldarsi. Questo è solo, senza volervi annoiare, la possibilità di calcolare l'esposizione ai contaminanti, sapendo, con dei calcoli, per dirvi che c'è. Possiamo dire che non ci occupiamo in questo momento dell'uranio impoverito, anche questo può essere semplicemente una guerra nucleare indiretta, e rimando ai lavori di Massimo Zucchetti, collega, tra i quali guerra infinita, guerra ecologica, se vi interessa. Soltanto vi do questa carta in cui questi sono gli obiettivi che sono stati bombardati con l'uranio impoverito: Peć, Dečani, Đakovica, Prizren, ci sono i vari monasteri, tra l'altro qua, ortodossi, in questa regione del Kosovo Metohija, che era una regione autonoma all'interno della Serbia. Questo per dirvi che non si è fermato l'influenza di questa catastrofe ovviamente allo Stato jugoslavo, è andato avanti naturalmente in proporzioni minori.
Quindi c'è stato una un danno in tutti i Balcani e non solo, e nel bacino del Danubio. Naturalmente, come potete vedere, ci sono dei danni per la salute e dei danni nella natalità dei serbi o degli jugoslavi in genere. E concludendo, la lista di questi composti chimici contaminanti è lunga: cloruro di vinile, mercurio, ammoniaca, dicloretano, metalli pesanti, policloruro di bifenile. I posti sono Pančevo, Kragujevac, Novi Sad, Bor e nel Danubio. Si conoscono gli effetti, come vi dicevo, di ognuno dei prodotti immessi nell'atmosfera, nel terreno, nell'acqua. Non si conoscono gli effetti della loro combinazione e non si conoscono gli effetti di questa quantità molto grande di inquinanti. Non c'è un incidente a Porto Marghera, c'è una serie di grandi incidenti. Ho visto gli serbatoi 30 metri che erano diventati 5, e erano ancora terrorizzati i tecnici di vedere questi missili cruise che incendiavano queste cose. E questi prodotti hanno raggiunto dei livelli superiori di gran lunga a quelli stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Naturalmente la NATO ha detto nel giro di un mese o due che non era successo assolutamente nulla, che c'erano stati purtroppo degli effetti collaterali, ma non c'era stato assolutamente alcun inquinamento, alcuna catastrofe. Per quanto riguarda invece gli scienziati, che vanno dai chimici ai geologi agli ingegneri e anche ai medici e anche ai veterinari, hanno cercato varie volte di studiare un modello di questa catastrofe ecologica. I dati sono disponibili, avete visto qui un piccolo esempio. E sarebbe indispensabile, dicono questi scienziati jugoslavi, ma non solo, costruire un modello scientifico. Non si è ancora fatto per motivi politici in Serbia, perché dopo il rapimento di Milošević da parte della CIA, insomma, è venuto fuori un governo pro-NATO e quindi poteva mettersi a discutere di questi danni. Poi sono venuti fuori governi diversi, la Serbia è un paese ormai debole, sottoposto a molti ricatti come adesso, e per cui molti ricatti, per cui non hanno ancora fatto questa cosa, ma sarebbe molto importante. E ho concluso, è un fatto accaduto nel 1999, ma accade in continuazione. Bene, passo la parola. Bene, allora, quando si è trattato di pensare a come impostare un intervento di questo genere, devo dire che sono stato molto incerto su che cosa fare, perché certamente si potrebbe prendere degli esempi specifici e andare in molti dettagli tecnici per spiegare che cosa. Beh, una cosa che uno può dire, beh, è ovvio, le guerre fanno male. E in particolare, in questo caso, però, si vorrebbe evidenziare l'impatto globale, ambientale.
il discorso diventa estremamente ampio, io proverò a fare qualche riflessione, quindi non faccio delle analisi dettagliate dei vari casi, ma qualche riflessione complessiva che, se ce ne fosse mai bisogno, fa mostrare, dimostra che gli esseri umani sono decisamente matti, quando per qualsiasi motivo arrivano a avere dei confronti che hanno le connotazioni di una guerra. Bene, allora, mi capita spesso di parlare di vari argomenti connessi con l'energia, con il clima e così via, e in tutti i casi io parto sempre con una premessa che riproduco anche qui, non vogliatemene, anche se non è ancora quella relativa alla guerra che viene subito dopo. Questo punto di partenza, diciamo, è quello che riguarda, vediamo se questo va avanti, eccolo, lo sfondo di oggi, che è diverso dallo sfondo di un secolo fa, per dire. Lo sfondo di oggi è quello della prossimità ad un tracollo climatico. Non è che è un po' peggio, no, ci avviciniamo a un tracollo climatico. Qui ci sono le solite cose che avrete già visto altre volte, la temperatura in aumento, la disuniformità del riscaldamento, che impatta sul clima e tutte queste belle cose qua. Non approfondisco, voglio solo ricordare che questo è lo sfondo, in un certo senso. No? La CO2 continua ad aumentare, il livello dei mari, eccetera, eccetera. Allora, il problema è che questo sistema complessivo è diventato sempre più instabile. Basta il classico battito d'ali di una farfalla, non si sa bene dove, e viene giù mezzo mondo. Qui ci sono dei disegnini che danno un po' l'idea, no? Noi, il sistema pianeta, la biosfera, l'ecosfera con noi dentro, non è sempre uguale a se stessa, è in una condizione, diciamo, di evoluzione e di oscillazione come condizione, un po' di più, un po' di meno, il clima è particolare, un po' più caldo, un po' più freddo, è come essere in fondo ad una valletta, ci sono dei disturbi e uno va avanti oscillando un po' di qua, un po' di là. Noi complessivamente, noi con quello che facciamo, poi c'è anche dentro la guerra a un certo punto, ma è il modo di produrre complessivamente, di scambiare tra di noi, stiamo cambiando la forma di questa valletta, stiamo abbassando una spalla. Allora, a parità di condizioni, quella pallina che oscilla, e oscilla di più da una parte. Non è che una volta un po' di qua, una volta un po' di là, è casuale, in media siamo sempre lì. No, va più da una parte, la parte che è più bassa. No? Diciamo che va più verso il caldo come oscillazioni, anche se c'è qualche volta che finisce dall'altra parte, no? In qualche modo. Quello che sta arrivando è il momento in cui questa sponda sparisce o si riduce in maniera assoluta, totale. A quel punto, quando uno va da quella parte, cosa fa? Casca in fondo di un'altra valletta, più profonda, cioè un sistema globalmente diverso, sostanzialmente diverso. E allora lì sono dolori veri, perché è un nuovo tipo di equilibrio, ma è molto diverso da quello da cui si era partiti, anche questo dinamico e così via. E va bene, questo è il passaggio. La soglia critica non è tra tre secoli, vediamo, eccetera. Questa è, come dire, una data amministrativa, quindi vale per quel che vale, ma l'ordine di grandezza ci sta. Il riferimento 2030, anno più, anno meno, domani mattina, più o meno. E allora uno dovrebbe preoccuparsi un tantino, come dire, e dovrebbe fare delle cose un tantino drastiche, visto che è come siamo strutturati che non va bene, non qualche singola cosa, no? Questo è un po' lo sfondo, perché quello che succede a quel punto è un collasso. I collassi sono quelle cose per cui, come ho detto prima, cambia tutto in poco tempo. Gli esempi semplici che abbiamo intorno sono quelli dei fulmini. Si aumenta la differenza di potenziale tra le nubi e la terra, aumenta, vabbè, papà, tutto in un colpo viene giù tutto. La valanga,
tutto bello, tranquillo, lì ne dico un po', sì, ma con un po' di più, un po' di meno, un po' di meno. Quando siamo in condizioni critiche, basta uno che cammina lì sopra e viene giù tutto. Noi abbiamo le esperienze con i ponti che vengono giù per usura, non per altri motivi. Usura che si accumula, avvicinati alla condizione critica, non è che continuo, sì, si peggiora sempre di più, sempre di poi qualcosa faremo. No, condizione critica, boom, di colpo. Il sistema mondiale è in queste condizioni adesso, si avvicina a queste condizioni. Torniamo alla questione militare, alle guerre e così via. In questo clima in cui è urgentissimissimo fare delle cose drastiche, beh, perché non fare un po' di guerre? No? La guerra di suo, infatti, prima abbiamo visto un esempio molto vicino, concreto, e ce n'è sparsi su tempi molto lunghi, diciamo, la guerra dà dei contributi a qualunque scossone o cambiamento che stia avvenendo. Non è proprio il momento, non è mai il momento, ma è proprio il momento di mettersi a fare delle guerre. In realtà qui vediamo dei dati che riguardano quello che sono le risorse che a livello mondiale vengono investite, impiegate in vista delle guerre. Si chiamano sempre per la difesa, eh? Si difendono sempre tutti. Però, vabbè, le guerre. E vedete che questo andamento è a crescere. La scala mondiale adesso siamo sui 2.100 miliardi di dollari di spesa annua. Quando uno trova che è difficile dare una mano per coprire i costi perché sono troppo cari per coibentare gli edifici, si sente a disagio guardando quanto viene speso per queste finalità. Questo è un dato che dice che a quanto pare complessivamente non è che siamo veramente convinti che ci sia sto benedetto disastro climatico in arrivo. Sì, vabbè, sì, d'accordo, sì, però, no? Vediamo gli aspetti anche ordinari della guerra, si fa per dire ordinari. Sì, beh, visto. No, ma per far funzionare sta gigantesca macchina che è una macchina da guerra, io ho letteralmente delle macchine, no? Carri armati, aviazione, navi, la guerra, poi produco delle cose, produco dei proiettili, di tutto. Così, tanto per curiosità, un carro armato quando si muove, anche quando non spara, consuma energia, sembra piuttosto ovvio. Qui c'è un ordine di grandezza, perché poi le variazioni sono tantissime secondo il modello. E ho usato unità di misura da bolletta domestica, no? Se no dovrei usare il joule, oppure no, le tonnellate equivalenti di petrolio, no, kilowattora. Allora, un carro armato di quel tipo lì, ma ripeto, più o meno, uno meno, consuma 70 kilowattora al chilometro, vuol dire che corrisponde come consumo a almeno 100 automobili di quelle neanche tanto performanti, se no diventano anche 200. A parità di tutto, anche per fare un'esercitazione, figuriamoci per fare una guerra. Gli elicotteri sono importanti, adesso li abbattono facilmente, quindi si preferiscono i droni, che sono molto più piccoli, quindi è più efficiente, diciamo, il risultato a parità di costo. Comunque, un elicottero, anche qui, 40.000 kWh per un'ora di volo, corrisponde a una tonnellata e 6 di CO2 immessa in atmosfera in un'ora. Quella là che continua a crescere, ma non dovrebbe più crescere, dobbiamo frenarla. Però quando c'è di mezzo la difesa, nel caso di problema. Un F-35, quindi aereo da combattimento, qui arriviamo a 56.000 kWh per un'ora di volo. Un'ora di volo, queste qui standard, in combattimento si fanno per le manovre più strampalate, quindi è peggio. E qui arriviamo a 2,2 tonnellate all'ora immesse di CO2 in atmosfera. Se andiamo alla marina, lì abbiamo le navi più o meno grandi, lì c'è, come dire, tra virgolette, un'efficienza maggiore che per aria quando sono per mare. Infatti un cacciatorpediniere, tutto sommato ci sono anche le grandi portaerei eccetera, ma sono questi quelli che girano di più per mare quando c'è un conflitto, siamo a valori che
sono meno degli aerei da combattimento, diciamo 10.000 kWh ogni ora di navigazione, 400 kg di CO2 per ogni ora. Ovviamente questo è solo per far girare tutta sta roba, quindi a monte dei proiettili, degli esplosivi, delle varie sostanze che ci metto dentro e così via. C'è un indotto e c'è un settore industriale a riguardo. Queste cose devono essere prodotte. Quanta energia, quanti miliardi di dollari, io ho scritto prima spese militari, no? Quanta energia se ne va per fare questo? Beh, sono tutti dati che non ti forniscono e sono dati che ovviamente sono sensibili, che avvantaggiano il nemico o i pacifisti, non si sa mai. Però è facile dire che energia ne consumano proprio tanta, le fabbriche che producono queste cose. Questo per costruirli, ma poi per mantenerli, per movimentarli, ci vogliono materie prime. Cioè, l'impatto è sicuramente molto molto grande e non è facile avere i bilanci perché, ripeto, queste informazioni non sono di pubblico dominio. Ci sono singoli casi, uno può ricavare induttivamente se, da dove vengono e così via, ma se no, ufficialmente non ci sono. Il nucleare militare, nucleare civile si è già parlato, parliamo nucleare militare, anche se i due sono parenti strettissimi, civile e militare, proprio molto stretti. Oggi quando si parla del nucleare c'è la deterrenza, la deterrenza fa paura a tutti, ai matti non fa paura devo dire, ma fa paura a tutti, quindi là. Vabbè. Però è un peccato non usare strumenti così potenti quando devo confrontarmi con un nemico. E allora si è sviluppato un filone multiplo adeguato e specifico, che è quello delle armi tattiche. Tattiche sono armi che ipotizzo di poter usare sul famoso campo di battaglia. Uno pensa all'Ottocento, il campo di battaglia, ci sono i soldati di qua, i soldati di là, col fucile, uno che è un tamburino, vanno uno contro l'altro. Oggi il campo di battaglia non si sa bene cosa sia, è tutto ed è niente. Certo, ci sono dei luoghi dove ci sono concentrazioni. Comunque sia, la bomba tattica è pensata per essere usata in quel contesto, contro le truppe nemiche o comunque ciò che sostiene quelle truppe. E allora che caratteristiche ha? Tattica in che senso? Che lo uso in battaglia, sì, ma che caratteristiche ha? È una bomba a fissione, non a fusione come le termonucleari, che sono quelle fine di mondo e che sono le deterrenza, no? Queste sono meno potenti. Allora c'è un ventaglio molto ampio, perché con le condizioni di oggi la bomba di Hiroshima sarebbe una bomba tattica. E caspita, qualche danno un po' rilevante l'ha fatto, no? Mica solo a chi portava la divisa addosso. Però la taglia che ha, dal punto di vista del metro di oggi, è una taglia che la renderebbe tattica. Poi ce n'è di piccole, più piccole, più piccole, con connotazioni particolari. Io voglio distruggere ovviamente il nemico e i suoi mezzi di combattimento, ma tutto sommato vorrei non danneggiare troppo il territorio, a patto degli edifici per carità, ma non esagerare. Però voglio fare un danno al nemico che gli impedisca di essere operativo. Come posso fare? Distruggo un pochino, ma il meno possibile. E sparpaglio prodotti radioattivi su un ampio territorio, in maniera tale che quel territorio diventa inagibile per le truppe nemiche. Piccolo dettaglio che non si coglie, poi è inagibile anche per le mie di truppe dopo, ma questo ci pensiamo dopo. Per l'intanto e per lui. E allora ho le bombe sporche cosiddette, o bombe al neutrone, che sono fatte in maniera tale o da... Sì, spargono i loro prodotti di fissione, ma non è solo questo. Se io emetto molti neutroni, quello che viene investito da quei neutroni diventa radioattivo. Quindi induco radioattività sul territorio investito dai neutroni liberati da un'esplosione di una bomba di questo genere. Ma quando si dice piccole, a questo punto si arriva a dire proprio piccole piccole. Quella roba lì che vedete a destra in alto, guardate che è grosso come uno zaino. Un po' grosso se volete, ma da portare a spalle. Tra l'altro
curiosità, voi sapete che l'Ansaldo Nucleare adesso ha dichiarato che intende avviare una filiera di produzione di mini reattori, in realtà civili per carità, in condominio giù di lì, no? Ma la dimensione però, sapete, cose di questo genere. E sono tecnologie che sono state sviluppate già in passato in realtà pensando ai satelliti. Non c'è problema di schermature, ma siamo lontanissimi, non è che, a meno che non si rompa qualcosa e mi caschi in testa, ma se no, se stanno su, piccolini, non c'è schermatura, che è la cosa più pesante, e allora va bene, forniscono energia, eccetera. Allora, il discorso è bombe di questo genere. Quante ce n'è nel mondo? Nessuno te lo dice, però ci sono. Ci sono, e come? Qual è la probabilità che vengano utilizzate? E chi lo sa? Dipende da quanto è matto il comandante sul territorio, quanto è matto il capo in testa, quante, in che condizioni ti trovi, quando sei in difficoltà, pur di non cedere, uso anche quelle. C'è questo dettaglio che per quanto io faccia un danno a una certa zona dove ci sono i nemici, se poi vincessi e dovessi andarci io, accidenti, non ci posso andare nemmeno io. Quindi c'è questa roba qui che frena un po'. Però a livello verbale sto discorso è venuto fuori già parecchie volte, no? Ogni volta che uno si sente un po' in idea, dice guardate che qui va a finire che usiamo le bombe atomiche. D'altra parte, nelle varie sedi militari in giro per il continente europeo, di bombe atomiche ce n'è un sacco. Grandi, piccole, medie, eccetera. In Italia ce n'è un sacco, no? Per la NATO. Dall'altra parte non si sa dove sono, come sono, se le hanno in dotazione nelle retrovie del fronte, perché magari il comandante, non proprio il comandante locale, ma un gradino sopra che può decidere se usarle o no, e chi lo sa. Questa roba c'è. E quelle bombe, gli effetti ambientali, credo di non dovermi dilungare, ma soprattutto la cosa più rilevante di tutte, che vale anche per altri effetti che sono stati già citati prima, non è solo il guaio che fanno quando uno le usa, ma quanto continua nel tempo il problema, cioè fin dove arriva l'impatto. La fusione, ho detto, no, quelle bombe lì le tengono sì, ma come deterrenza, e hanno fatto dei trattati a suo tempo per limitare, ridurre gli arsenali, poi qualcuno ha cominciato a uscire dai trattati, poi smantelliamo sì, ma non troppo, poi adesso... Però è interessante osservare, mettendoci dentro la scienza, che anche quando uno ha firmato dei trattati e anche li rispetta formalmente, tra questi trattati c'è il divieto di fare esperimenti all'aperto e anche sotterranei per testare le bombe. Perché invece da molti anni, come sapete, ogni tanto hanno fatto esplodere una bomba nel poligono tal dei tali, i francesi a Mururoa, i russi lo facevano in qualche angolo della Siberia, gli americani avevano delle sedi, dei poligoni in zone desertiche, montagne rocciose dintorni e così via. Però questa roba va in giro, arriva dappertutto, allora no, d'accordo tutti, firmiamo, non si fanno più. Facciamo sottoterra. Sottoterra però, anche lì, sì, poi quanto rimangono davvero confinate? Se c'è un'interazione con l'acqua, quelle porcherie vengono portate in giro, e poi si inducono localmente dei mini sismi, perché la roba è molto potente. Quindi, trattato, non si fanno nemmeno gli esperimenti. Allora, benissimo, non si possono più fare esperimenti con le bombe, quindi le bombe, vabbè, ahimè, ci sono quelle nella... già, ma voglio mica fermare la ricerca, magari trovassimo domani qualche diabolica bomba che non ha questi inconvenienti ma che possiamo usare e via, dobbiamo poter continuare a fare la ricerca. E infatti continuano a fare la ricerca, dopo tutti. Qualche tempo fa abbiamo avuto la buona notizia che prima era successo in Europa, invocando, diciamo, a confinamento magnetico, poi è successo negli Stati Uniti, impianto per la fusione nucleare a confinamento inerziale al Lawrence Livermore Laboratory. E viva e viva, sono cose modeste, pochissima energia estratta da ciascuno dei due, cioè il bilancio tra quello che spendo in energia e quello che tiro fuori ha una differenza che è pochissimo, però dice siamo nella strada giusta, la strada giusta, e miglioreremo, in futuro sarà meglio. Dettaglio che di solito non è stato pubblicato sui giornali. Al Lawrence Livermore Laboratory si lavora
per fare quello che dicevo prima, cioè trovare il modo di fare esperimenti di laboratorio che permettano di verificare le proprietà di bombe da usare poi chissà quando, speriamo mai, e così via, e perfezionarle, non potendo più fare esperimenti all'aperto o nemmeno in caverna. L'idea è questa, la fusione io la faccio con finanza inerziale, vuol dire prendo un granellino, letteralmente grande come un granellino di riso, di una miscela di isotopi dell'idrogeno, deuterio e trizio, che poi sono destinati a fondersi. Per fonderli devo creare condizioni di temperatura e di pressioni altissime. Il modo che si fa nelle bombe è mettergli intorno una bomba a fissione, quella dalla pressione alla temperatura, tale che fa innescare la fusione. Il modo che si usa con il confinamento magnetico è fare un plasma che viene riscaldato per induzione in altro modo, che viene confinato per non toccare le pareti quando è a milioni di gradi, grazie a un campo magnetico estremamente intenso che fa girare in tondo queste particelle cariche senza che tocchino le pareti. Complicato si fa. E qui l'idea è questo granellino, no? Come faccio a fare queste pressioni, temperature, chissà che? Prendo un po' di laser di potenza, 140 in quel caso, più di lì, no? Che puntano tutti lì sopra. Ho una specie di onda dutta o simultanea elettromagnetica contro questa roba che produce una compressione altissima e porta localmente una temperatura dell'ordine dei 200 milioni di gradi, che sono quelli necessari, dai 60 milioni di gradi in su. E quindi si innesca la fusione, ma è un affare piccolissimo, dura un attimo e finisce lì, e poi estraggo. Ma lo scopo è di dire, io studio quello che succede quando riesco ad innescare la fusione nucleare in un ambito ristretto a fini militari, per poterlo usare domani nella futura guerra contro il perfido nemico. Allora, anche lì, se uno va avanti su questa strada e per disgrazia arrivasse un giorno, come dice, proviamo davvero, ma davvero non si può, noi siamo rigidi, rispettiamo i trattati, però c'è una guerra in corso, le cose cambiano. Qual è l'effetto dell'uso di armi come questo? Se si può dilungare, perché comunque la fusione quando avviene, libera un sacco di energia, quindi i soliti effetti devastanti, libera anche i famigerati neutroni che fanno parte, i quali rendono radioattivo quello che c'è intorno e quindi di nuovo ha degli effetti poi di lunghissimo termine. Incidenti, perché uno dice la guerra, certo la guerra, però se uno è lì che fa degli esperimenti, produce degli armamenti e così via, parliamo in particolare di militare, ogni tanto qualcosa va storto. Io ricordo sempre che una legge fondamentale dell'ingegneria è che qualunque macchina si guasta. Non quando potrebbe, no, si guasta. Allora, certo, se è fatto tutto bene si guasta una volta ogni 30.000 cicli, se è fatto male si guasta ogni, appena la faccio partire si scassa, d'accordo. Però state terzi, certi che se voi fate funzionare una macchina, quella si guasta. E dunque io devo preoccuparmi quando la progetto di cosa succede quando si guasta. Perché guastarsi si guasta se la uso. Allora, al riguardo, gli incidenti succedono anche negli impianti nucleari a finalità militare. Si è cominciato negli anni 50, all'inizio erano dei reattori, sono citati questi esempi, in particolare quello più basso, Sellafield o Windscale, il doppio nome, cambiato nome dopo un po' incidente e così via, su un reattore. Di solito non è messo in evidenza che quel reattore come finalità non era uno dei reattori che cominciavano per produrre energia, era un reattore per produrre plutonio per fare delle bombe, quindi era anche lui un reattore per ricerca e evoluzione militare, questo in Inghilterra, bomba radioattiva, tutta l'Europa, 300 morti, la statistica, poi le statistiche non vengono più fatte o seguite a una certa scala, perché anche in questo caso se la radioattività è molto intensa, e dirompente l'effetto diretto, vabbè, lo vedi, ma gli effetti dovuti a livelli più bassi di radioattività hanno tutti connotazione statistica, richiedono quindi di fare delle analisi epidemiologiche, scusate, su tempi anche lunghi, anche perché, come succede d'altra parte anche semplicemente per l'amianto, ci sono degli effetti che si manifestano dopo decenni
e che sono però alla fine strettamente correlati con la causa prima. A maggior ragione questo succede con la radioattività. Contestualmente, lo stesso anno, di nuovo per finalità militari, un incidente si è verificato negli Urali. Quel sito lì, Mayakok, Kistum, una cittadina lì vicino, negli Urali, in cui la cosa è stata segretata. Infatti, questo è emerso 40 anni dopo o più. È un territorio che è contaminato di 23.000 km quadrati, in cui anche adesso è meglio non andare a cercare funghi, no? È meglio tenersi fuori, tenersi alla larga. Si rileva ovviamente ancora oggi, sono passati 70 anni, un po' meno. 70 anni dal punto di vista della radioattività non sono niente, ecco, ma diciamo, però la radioattività si riduce progressivamente. E poi c'è tutta una lunga storia, e poi ho citato il più recente, almeno che ho trovato, che è avvenuto in corrispondenza sul Mar Bianco, dove ci sono reattori nucleari per la marina, sommergibili e così via. In questo a Ionosca, nel 2019, c'era un villaggio, questo quindi Ionosca di vicino, sono stati tutti evacuati, 450 abitanti, 4 gatti, se volete, ma sono tutti evacuati. Certamente nel caso di Fukushima ne hanno evacuati 200.000, quindi erano 450. Dopodiché uno non sa bene se sono siti militari, davvero cosa è successo, perché questo è segreto, non te lo dicono, però sono tutte cose che sono successe e ovviamente le conseguenze ambientali si accumulano. Il territorio dove questo succede acquisisce questa connotazione che si tiene, si porta a spasso per letteralmente secoli, dipende dalla natura dell'incidente, l'entità, eccetera, però la fissione nucleare ha la connotazione di avere i millenni addirittura quando parlo di scorie, anche qui sono le scorie della fissione. Che possiamo aggiungere? Torniamo un passo indietro, prima è già stata nominata la prima guerra mondiale. Per distruggere il nemico usiamo la chimica. Nitrite, che è la più famosa, e altre porcate del genere, che poi vennero messe da parte perché era difficile per te che vincevi essere sicuro di non cascarci pure tu. Sì, andavi con la maschera e tutto, però insomma. Allora, come è stato già ricordato, e lo richiamo anch'io, nel nord-est della Francia c'è una zona che si chiama la Zone Rouge, che è una zona che oggi, quindi un secolo abbondante dopo i fatti, non è accessibile, non è coltivabile. Questa mappa rappresenta la situazione alla fine della guerra. Adesso tutto si riduce, ovviamente, le parti rosse, la Zone Rouge è più ridotta, ma sono sempre chilometri e chilometri quadrati. E si sta facendo la bonifica. Perché la radioattività ha una caratteristica, è una bruttissima cosa, decade. I prodotti chimici non decadono, cioè sì, possono anche interagire con altro, però tendenzialmente, sì, se io li inalo poi decadono perché fanno un danno a me, che li ho inalati e così via, ma se ne stanno lì. Allora, la bonifica è una roba molto costosa, devo andare lì letteralmente e fare io qualcosa di attivo per, diciamo, disinnescarli, diciamolo così. Tra l'altro c'è un piccolo dettaglio, che in queste zone il terreno ha assorbito queste porcherie quando c'erano le battaglie, però c'è una valanga di oggetti inesplosi, di granate inesplose, e ancora adesso ogni anno ci sono da centinaia a migliaia di queste granate che vengono recuperate o fatte brillare, dipende da come sono, fatte brillare o comunque smantellate in maniera tale da secondo la Sécurité Civile francese ci vorranno più di 700 anni per avere la bonifica completa. Quindi sono a numeri da radioattività. E questo in Francia, non chissà dove, chissà che. E non adesso che siamo tutti da tecnologie moderne che impattano. Queste erano le tecnologie, allora erano intese come moderne, innovative, del 1915-1918-19. Okay? Questo è di nuovo un altro delle cose, di nuovo, adesso succede, viene fatto qualcosa, le conseguenze le pagheremo dopo. L'elenco delle cose nocive è stato fatto prima, ce n'è un sacco. Il nostro problema è che abbiamo una gran quantità, prima e seconda guerra mondiale e guerra in corso, che sono ordigni che sono
pericolosi, inesplosi, sparsi sul terreno. Oggi come oggi, nelle varie granate che vengono sparate con missili a corto raggio, cannoni e così via, diciamo che dal 5 al 10% non esplode. Rimane lì, con la sua carica esplosiva dentro. Se uno, dopo decenni, ancora adesso capita ogni tanto, leggete sul giornale, che è stata trovata una bomba da seconda guerra mondiale inesplosa perché stanno aprendo un cantiere, e non è che uno dice vabbè, ma tanto è passato, oh, calma, devono arrivare lì, faccio sgombero tutti i palazzi a fianco intorno, arrivano gli artificieri, guardano che cui bomba è e con le dovute cautele e prudenze la disattivano. Noi, ripeto, ne abbiamo, sono decine di migliaia le granate che vengono sparate, adesso anche in Ucraina. Di queste, una percentuale dell'ordine del 2-3-4% non esplode e rimane chissà dove, nel terreno, qui e là, eccetera, sparsa. E quindi dopo, sperando che sia un dopo, è uno avrà il problema di andare a disattivare tutta questa roba. Conseguenze sul lungo periodo, no? Tra l'altro, alla fine della seconda guerra mondiale c'erano un sacco, anche con gli accordi, c'erano un sacco di arsenali ancora, di bombe, di questo e di quello, che avresti dovuto smantellare, che non è mica semplice. Allora una cosa abbastanza semplice, se io le metto su una nave e la affondo. Noi abbiamo parecchi battelli sparpagliati intorno nell'Adriatico, intorno diciamo al Salento, ce n'è in tutto il Mediterraneo, ce n'è nel Mare del Nord, dove sono affondati, o durante i fatti bellici affonda una nave che si porta giù tutto quello che aveva a bordo, no? Molti di questi battelli hanno, se non altro, anche i serbatoi pieni. Per qualche anno, qualche volta decenni, rimane tutto lì. Però accidenti, il mare è salato. E si corrode sta roba. Anche se non è troppo profondo, esseri viventi vanno ad attaccarsi. A lungo andare sta roba si corrode e poi comincia a perdere. E voi avete perdite di idrocarburi che vengono da navi affondate o intenzionalmente o in battaglia decenni e decenni fa. Di nuovo una conseguenza ambientale diffusa di lungo periodo. Attualmente una stima in Ucraina è di 7.000 km quadrati che sono contaminati da ordigni esplosivi. 7.000 km quadrati? Il Piemonte sono 30.000 km quadrati, quindi diciamo che sono un quarto del Piemonte come territorio sparso e contaminato da ordigni inesplosi che, se si trova il modo, speriamo presto, di fare la pace e così via, poi devo andare a dove distruggi le città, ma anche lì, sotto quelle macerie, ci sono un sacco di ordigni inesplosi. Quindi adesso ricostruisco, mando le ruspe e rifaccio le case. Calma, devo capire bene cosa c'è sotto oltre ai morti. Tutto questo è di nuovo qualcosa che non è molto messo in evidenza. E quello che arrivo a concludere, si fa per dire, il problema è la logica della guerra, si fa per dire logica, considera esclusivamente l'immediato. Ci stiamo scontrando, c'è un nemico, io devo vincere, non deve vincere lui, mettiamola così. Questo conta, il resto non conta niente, ci pensiamo dopo. Questa è la logica intrinseca alla guerra in quanto tale. Lo è sempre stato così e lo è ancora adesso. È sempre stato, un esempio che faccio a volte, lo riprendo qui adesso, sì, la Seconda Guerra Mondiale, l'Ucraina, le bombe atomiche. L'isola di Pasqua, caspita, un po' di tempo fa, no? Gli esseri umani sono arrivati lì intorno al XIII-XIV secolo con le zattere arrivando dal... E poi non sono più potuti andare via perché via delle correnti, andando a mano e con vele così, non ce la fai. Hanno messo su una civiltà lì, su quelle due isolette, dei pochi isolotti intorno, e le cosiddette isolette. Avete presente i Moai, queste... Però, guarda caso, anche loro avevano delle tensioni interne e c'è stata di fatto una guerra che è andata avanti, tutto ricostruito perché non c'è niente di scritto, prima scrivevano, l'ha ricostruito per memoria,
tra, diciamo, due pezzi di popolazione, uno più nobile, uno che tiene ciò, l'altro la pesca. E per combattere l'altro, e per avere strumenti anche per il lavoro, si sono abbattuti gli alberi. Due isole erano coperte di foresta, stati del Pacifico, coperte di foresta, perché nei millenni precedenti le condizioni c'erano. Taglia di qua e taglia di là, per far dispetto all'altro che è il tuo nemico, hanno abbattuto tutte le piante e il bosco non c'era più. Quando sono arrivati gli europei nella seconda metà del XVIII secolo, la civiltà non c'era più, c'erano quattro gatti letteralmente sparuti e non c'era un albero. Anche lì, raggiungi la condizione critica, non è che poi adesso torniamo indietro se abbiamo diventati saggi, ormai è fatto. Quindi noi lo facciamo con le bombe e così via, quelli lo facevano con le accette di pietra, però la logica era la stessa, la logica della guerra. La guerra ha un'altra connotazione che impatta su queste questioni di impatto globale, la sua valenza economica. Allora, le guerre molte si fanno per controllare le risorse primarie, oggi le risorse energetiche, invece di preoccuparsi di consumare meno, usare le risorse rinnovabili, il problema è controllare le fonti di energia. Tradizionali, va bene, sì, tanto bisogna fare un mix, come ho detto, di soldi che viene vecchio, ma va bene lo stesso, no? Eh sì, ma ce l'hanno gli amici o ce l'hanno dei nemici quelle? È meglio che siano amici miei, meglio se le controllo io, quelle fonti. E lì, guerre, no, ce ne state già diverse, per controllare delle risorse primarie, non solo energetiche, miniere, così via, no? Ecco. E questa è una valenza economica, perché io faccio la guerra per avere le risorse per far funzionare la mia economia, senza considerare se è sostenibile o non sostenibile, o perché sì, no, è strutturalmente insostenibile, ma non importa, io faccio attraverso la guerra, controllo i rischi che ce ne vanno avanti. Poi c'è l'altro aspetto, però, sì, adesso è brutto, la guerra si distrugge, però qualcuno ci guadagna, faccio lavorare della gente. Adesso dobbiamo aumentare la produzione di proiettili, di munizioni, perché sono insufficienti, l'ultima qualità del primo mondo. E tutti hanno detto, noi adesso aumentiamo la produzione di munizioni. Faccio lavorare della gente. Chi lavora in queste cose dice, questo c'è domanda, dunque io produco. Effetti collaterali, sto consumando energia, buttando fuori CO2, risorse primarie da mettere lì dentro, incluso l'uranio impoverito, per inciso, perché serve per sparare contro i carri armati, particolare l'uranio impoverito, una densità di massa molto alta e quindi la capacità di sfondamento è maggiore, che non ha. Normalmente era di piombo, non solo ancora il piombo, i proiettili per lo stesso motivo, l'uranio impoverito ha una densità più alta, ancora del piombo. Però poi, a un certo punto, finalmente si arriverà alla pace, o perché uno ha perso, o perché il braccio di ferro, siamo uguali, è meglio fermarsi, non ce la facciamo più, e a quel punto gli affari aumentano ancora, perché c'è la ricostruzione. Ale, no? Il piano Marshall. È chiaro che se uno esagera, poi non ricostruisce più niente. Però l'idea è sempre che no, non è vero, la guerra sta lì e così via. E allora, risorse da tutto il mondo, e a lei, infatti, il dopoguerra italiano è stato un grande boom economico per via della ricostruzione. E allora c'è già chi starebbe i conti sulla ricostruzione dell'Ucraina, no? Queste distruzioni. Allora, il problema a cui voglio arrivare è, uno, siamo lì e lì c'è un precipizio e ce ne frega proprio niente, continuiamo ad andare, anzi, mentre andiamo verso il precipizio scoppia una rissa a bordo del battello e ci diamo delle grandi mazzate. E in questo modo qua poi ci si casca tutti quanti, no? Questo è un aspetto. E poi tutte queste cose che abbiamo detto sono irragionevoli, perché in realtà non avvantaggiano davvero nessuno al di là dell'illusione. Sono suicide. Se noi vogliamo curare queste cose, il problema non è tecnologico, non è che chiamiamo gli scienziati che facciano delle armi che non fanno male, che ne so, all'ambiente. Semmai li chiamiamo perché facciano delle armi che siano più efficaci di quelle che ci sono attualmente in circolazione, no? E dobbiamo riuscire a smantellare nella cultura che è quella prevalente, con sfumature di tutti i tipi possibili e immaginabili,
l'idea della guerra come soluzione di qualsiasi cosa, perché non è la soluzione di niente, e adesso sta decisamente peggiorando la situazione, dice peggiorando, si vede, no, i morti, quella, no, peggiorando la situazione globale, si fa facendo correre più in fretta verso la cascata. Noi dobbiamo mettere sotto controllo quell'evoluzione lì, quindi dobbiamo piantarla subito, di continuare a impegnare risorse incredibili di energia, di materie prime, umane ovviamente, per distruggere quello che è stato fatto fino a quest'ora. Io, ecco, su guerra e ambiente arrivo a fare riflessioni di questo genere, ecco. Dopodiché, a voi. Quindi la situazione per il disarmo è il basso. E adesso altro che il disarmo, siamo alleati. Uno, noi siamo stati invitati in Italia a raggiungere questo livello del 2% della spesa rispetto al PIL, della spesa per fare armi. Poi tutta Europa è stata invitata, anche gli Stati Uniti, a produrre più munizioni, perché gli ucraini sono senza. Dall'altra parte la Russia con le sue risorse ne sta spendendo una valanga, centrate su questo. Quale disarmo? Quindi non... Disarmo vorrebbe dire a questo punto, ma non so se vuole appunto dal basso riuscire a muoversi, basta, non bisogna spegnere, mettere, non dare armi. Certo che uno dice non dare armi a uno, ma c'è l'altro che è cattivo. Non bisogna dare le armi né all'uno né all'altro, bisogna togliere da quello che le ha, perché è illusorio l'idea che vinco con la forza. Non è mai successo, non succede nemmeno adesso. In compenso il costo in termini di istruzioni è inimmaginabile. Mara, vieni qua, però. Anche tu. Certo. Grazie Angelo e tutti. Io sono Enzo Ferrara del Centro Studi Sereno Regis. Quello che, fra le altre cose, c'è anche tutto il silenzio su vicende come queste. Io non so quanti di voi sanno del bombardamento di Bari. Del bombardamento di Bari 11 settembre 1943, 3 giorni dopo l'armistizio. Quanti di voi sanno di questa terribile vicenda? Forse nessuno. Ecco, lì c'era, nella rada di Bari, erano appena arrivate le navi alleate e fra quelle ce n'era una che conteneva i Brite. Il bombardamento della Luftwaffe fece qualcosa tipo migliaia di morti, perché colpirono anche una nave con le Brite e c'erano i racconti della popolazione e degli ospedali che ricevevano queste persone ferite e non sapevano curarle. Ecco, è la nostra storia, non è la storia di altri. A Molfetta, come ha detto prima Angelo, nella zona di Molfetta i marinai, cioè i pescatori, sovente tirano su ancora delle bombe che sono esattamente quelle di quelle navi che erano state affondate, e sovente queste bombe hanno dell'iprite, come posso dire, ancora attiva, quindi rimangono scottati, bruciati, ma non lo raccontano nemmeno alla capitaneria, perché sennò sequestrerebbero tutti i loro pescherecci e quindi sarebbero fermi nella loro attività. Queste sono conseguenze indirette, ma sono terribili, e quindi io sono d'accordo, ringrazio chi ha la pazienza anche di raccontare queste cose, ma è l'insensatezza complessiva, perché poi dietro ci stanno persone che si mettono a pensare, che devono pensare che cosa? Pensare quanto ce ne vuole di iprite per ammazzare meglio, a che ora del giorno, quanto e quale deve essere la temperatura ottimale. Ecco, io non lo so se questa, io su, per chi a livello scientifico, lui arriva dal Politecnico, io arrivo da un istituto di ricerca, si occupa di queste cose, io dico che questa non è tecnologia, questa non è scienza, questa non è cultura, chi fa queste cose fa al massimo superstizione, perché cioè, coltiva superstizione esattamente come tanti altri che non se ne occupano. Scusatemi se sono intervenuto. Grazie. Volevo...
tantissimo di bombe, cioè. E poi c'è tutta la catena anche alimentare, per cui il pesce che mangiamo, dicono di mangiare pesce, ma insomma, se arriva dall'Adriatico, qualche dubbio, o comunque, e quindi c'è tutta anche una serie di malattie che si sviluppano in maniera poi indiretta, cioè vediamo poi le conseguenze magari dopo anni e anni e anni. Io conosco anche delle persone che ancora oggi, questo non nell'alimentazione ma in un altro campo, comunque ancora oggi hanno dei problemi, erano adolescenti durante l'esplosione di Chernobyl e hanno ancora dei problemi adesso. Quindi, e non solo loro ma i figli che hanno avuto, quindi è terribile questa cosa, se ne parla sempre troppo poco secondo me. Sì, quello che non viene percepito è la dimensione globale, cioè sì. L'idea è il danno locale. Esatto. La bomba tira giù un palazzo, che peccato, sono morti 40, va bene. Ma in realtà c'è tutto intorno, non è localizzato, esatto. È fatto, è successo, è andata così. No, si protrae nel tempo, poi è tutto globale sempre. Il mare è un esempio interessante, ovviamente, sia per motivi militari, sia per motivi, diciamo così, civili, sia perché gli incidenti, Fukushima e così via, sia perché stiamo producendo tonnellate infinite di plastica che poi finisce all'interno. Sì, noi stiamo mutando, una mutazione, dopodiché è vero che l'industria farmaceutica oggi è molto avanzata, è avanzata in modo da consentirci di convivere, quindi non di guarirci dai malanni, ma farci convivere in maniera tollerabile con sempre nuovi malanni per tempi più lunghi. La follia è il tipo di economia in cui siamo, in realtà, che si basa su sempre di più. E sempre di più implica lo scontro, confronto, se va bene è un confronto pacifico, se va male si fa a botte, il confronto, lo scontro per vincere, prevalere e acquisire risorse che sono dell'altro, senza mai immaginare che ci sono dei confini fisici da cui tanto uscire non si può. Adesso queste cose, una volta, vabbè, c'erano pochi visionari che dicevano queste cose. Adesso, accidenti, c'è una pubblicistica scientifica che è in grado di dire tutte queste cose qua, però non ne vogliamo sapere, questo diciamo, ahimè. Ma infatti secondo me la follia è di chi come dire, tira le fila, no? E che quindi fa tutto quello che appunto è stato detto da voi oratori anche oggi. Ma la follia è anche di chi non reagisce, perché o non ha le capacità o non lo so, però cioè, sembra che di fronte ai momenti di crisi, mi viene da dire, ci sia ancora più attonicità, non so se forse uso un termine sbagliato, però... Cioè dovremmo andare tutti quanti, sederci in piazza, stare lì giorni, fare scioperi della fame, fare tutte robe, non so, invece va. Non si sa nemmeno, il 24 ci sarà la manifestazione per la pace, la percolata. Sì. E poi ci sono le soluzioni ridicole delle auto elettriche. Un'altra cosa, l'auto elettrica esiste solo perché... A parte il costo delle batterie, la manodopera viene dimezzata, io ho capito questo. Ma no, attenzione, dal punto di vista ingegneristico, un motore elettrico è molto meglio di un motore a combustione. Ha meno componenti e ha un'efficienza molto più alta. In passato non si è sviluppato così, insomma, partiti con l'altra versione, perché costava niente il petrolio, mettiamola così. Ora, c'è un problema di transizione, come in tutto. Le transizioni non si fanno dall'oggi al domani, anche se la natura li fa anche, ma è quello il guaio. Noi però non li facciamo dall'oggi al domani. Quindi la cosa dell'elettrificazione ha senso. Non è pensabile che uno elettrifichi tutto così com'è e non ci sono dei problemi. Cioè, ci sono troppi autoveicoli, fisicamente, non per motivi ecoambientali, etici, sono fisicamente troppi, facciamo il giro qui intorno, non ci stanno. Quando uno, per disgrazia sua, prende la macchina per fare una commissione, poi dove la mette questa macchina? In seconda fila.
se uno deve consegnare un pacco, cosa fa? Va sulla pista ciclabile, se no come fa a consegnare il pacco? Mica può girare chissà che. Sono toppe, ma dire che sono toppe è una bestemmia, perché c'è un sacco di gente che lavora per fare quelle troppe macchine. Allora, l'elettrificazione sì, ma non per fare altrettante macchine. Probabilmente ne basterebbe la metà o un terzo. Bisogna cambiare il criterio, non serve a niente essere proprietari di una macchina. Bisogna poter usare una macchina quando dobbiamo spostare, che è una cosa molto diversa. Non solo, ma tutte queste macchine che riempiono chilometri quadrati letteralmente di suolo stanno ferme per il 93% del tempo. E sono un sacco di materie prime tirate fuori e messe lì. Ma c'è qualcosa di razionale in questo? È follia. L'idea che ognuno deve avere tutto a disposizione, anche se non è in grado di usarlo, succede questo. Le conseguenze le paghiamo tutti, questa è l'area peggiore della pianura padana e anche se la risposta a dire di no, la passa per fare massimo viene dagli autoveicoli, e c'è poco da fare. Allora, bene l'elettrificazione, anche cambiare modello, il numero crolla, li usiamo quando ci servono, e allora va bene, voglio dire che non usiamo gli autoveicoli. E ovviamente bisogna contestualmente offrire alternative di lavoro, cioè non è che dico adesso licenziamo tutti quelli che fanno il bar, e non posso farlo così, devo fare una politica per cui dico no, non fai quello, farai questo e continui ad avere il tuo lavoro. Non è che sia facile, però bisogna volerlo fare. No, è stato, volevo solo aggiungere che è ragione, no? Nel senso che è stato calcolato che l'automobile è il servizio che rende di meno, cioè io compro un servizio, compro un computer, lo uso, l'automobile è quella che mi dà minor resa sull'investimento che faccio, perché la maggioranza non viene usata. Eppure siamo pazzi, cioè non so, è una pazzia, perché poi fanno ancora i SUV che sono ancora sì, più veloci. Io non so, veramente adesso dico, riapro l'apocalisse, ma c'era ragione San Giovanni. Comunque, l'altra cosa che, di cui io appunto che non mi angoscio, perché ormai mi sento abbastanza vecchio, quindi certe volte la mia reazione è fregarmene. Però come facciamo? Noi chiediamoci, scusate se mi permetto di usare questa cosa, non voglio offendere nessuno, ma proviamo a chiederci come facciamo noi a vivere tutti i giorni con la prospettiva che ci ha appena illustrato il professore e in genere tutti gli altri guai. No, ma come facciamo una domanda? Non è dire che disperazione. Cioè, quali meccanismi mentali, perché bisogna partire da lì, ci permettono di... Che non è soltanto dire una sbarca. È una complicata operazione mentale che facciamo aiutare. Testing, dissonanza cognitiva. Dissonanza cognitiva, d'accordo. Sì, è proprio così. Cioè. La risposta penso che ci possa essere, perché si è dibattuto prendendo in considerazione le armi, quelle tradizionali. Non si è pensato e non c'è la concentrazione su quelle che sono le armi non convenzionali. Allora, se effettivamente il problema è quello di capire il come mai la barca sta andando verso la catastrofe, come mai tutti la stiamo ad osservare e come mai non ci sia una risposta, questo mette in considerazione l'altro aspetto. Esiste un'arma, forse ancora sicuramente più potente del nucleare, che è quella del convincimento delle masse. L'arma che è l'utilizzo della comunicazione in tutte le sue forme, che fa in modo che ci sia un consenso. Quindi questa più che una pazzia sociale, ma è un consenso che è creato, ed è creato con delle tecniche altrettanto sofisticate come quella del nucleare. Però io vorrei che la gente si chiedesse come fa a vivere tutti i giorni con una prospettiva che nel 2030, cioè sono... Quant'è? 7 anni. Fra 7 anni in teoria c'è il crollo, perché ci ha spiegato che il sistema va avanti e poi di colpo boom. Io fra 7 anni, se sono vivo, ne avrò 80, quello che è,
passare, posso consolarmi così, ma come la cosa che mi incista adesso dal punto di vista della ricerca. Figli, nipoti, eh? Ci sono i figli e i nipoti a cui pensare. Sono i figli e i nipoti, certo, ma come fai ad andare avanti tranquillamente così? Come si fa? Cioè, ma se uno non comincia a interrogarsi su questo, noi è inutile dire ci manipolano, ci fa, con tutto il rispetto al Signore, perché quello è un aspetto importantissimo. Secondo me no, la strada c'è, assistiamo per strada a uno che aggredisce un altro. Il primo problema che ci poniamo è togliere le armi a quello che aggredisce, non dare un'arma in mano a quello che è aggredito. Quindi c'è un problema di convergenza internazionale per bloccare l'arma. Qui si fanno delle scelte, però bisogna volerlo fare la prima cosa. Invece qui, se uno non lo vuole fare, la strada più semplice apparente è quest'altra, ma questa è la strada strisciante, forse non andrà così questa volta, che ha fatto scoppiare le guerre mondiali le altre volte. Dopodiché, a cose finite, uno dice, ma ne valeva la pena? 27 milioni di morti alla seconda guerra mondiale, non c'era modo di bloccare questo criminale di Hitler. Nella prima guerra mondiale l'attentato qui là eccetera, anche lì milioni di uomini alla fine. In questo caso è possibile a livello delle Nazioni Unite a questo, quello, quell'altro, non trovare una soluzione diversa da quella di mandare armi. E poi adesso c'è quello da fare, finisce che ha ragione Putin a dire che questa è una guerra degli altri contro di lui, fanno finta di avere, non mandano i soldati, tanto ci sono gli ucraini, però le armi gliele stanno. Quando c'è stato Hitler, meno male che c'è stata la guerra molto, anche con Hitler il problema era, non è, la soluzione fatta con la guerra mondiale è costata decine di milioni di morti. Allora il sistema era semmai, adesso dico una fesseria comunque, cercare di togliere di mezzo Hitler, ci ha provato qualcuno, non è stato tanto non è stato allo scontro militare come tale. Lo scontro militare ha fatto distruzioni per tutti, da tutti, per via di uno, non era solo uno, in realtà è avuto anche altri ovviamente. No? Però mi permetto da pacifista di dire che la signora ha ragione, nel senso però che quella difesa deve essere definita militare, perché anche come è stato detto nella seconda guerra mondiale a un certo punto sono state tirate due bombe e allora credo che io e lei signora siamo sicuramente d'accordo che forse ne bastava una. Io e lei signora siamo sicuramente dalla stessa parte, però bisogna capire qual è il limite entro cui questa dimensione bellica, anche, glielo dico da presidente di un centro studi per la pace, qual è il limite entro cui questa dimensione bellica va accettata, perché qui c'è una deriva. Non va accettata, quello non è... ci siamo intesi, però volevo solo dirle che da questo punto di vista siamo d'accordo. La risoluzione 51 dell'ONU, quello dice. Uno osserva le atrocità. Guardate che le guerre sono connaturate con le atrocità e non le fanno solo i cattivi della società, le fanno tutti. Il bombardamento di Dresda fatto dagli alleati nel febbraio del 1945, crimine di guerra, hanno ammazzato centinaia di migliaia di persone con bombe incendiarie che erano dei profughi che scappavano dall'est e lo sapevano benissimo. Allora sì, c'era stato prima Coventry, i tedeschi avevano bombardato di là. Caspita, ti sei vendicato, non è che hai fatto un'azione militare, perché in guerra la logica diventa quella, metti le mani sul nemico che ti ha fatto paura, ti ha ammazzato degli amici, ti ha distrutto tutto, gli fai il peggio che puoi, diventi una bestia, perché la guerra è per le bestie, anzi no, le bestie non fanno la guerra. Ma ci sono certe cose, scusate se mi ripeto le cose che dico prima, delle teorie psicologiche abbastanza ormai fondate, che hanno già pratica nella psicanalisi, che dicono che noi umani in realtà sogniamo sempre. E quindi sogniamo non solo di notte quando dico ho sognato, ho fatto il sogno, devo andare a farmi analizzare, ma la nostra vita quotidiana è in realtà
adesso questo non c'entra niente, però voglio dire, ci sono degli strumenti che stanno in una realtà, gli interessi economici, qualcosa. E soprattutto la tecnologia, quando un potente sa di poter vincere, no? Di poter ottenere qualche cosa, preferisce ottenerlo di solito con le armi, con la violenza, perché è più facile, è più immediato, perché pensa, suppone che la propria tecnologia sia talmente avanzata che risolve tutti i propri problemi. Di solito sbaglia i conti. E poi sbaglia i conti. Comunque una cosa che volevo sottolineare è l'ipocrisia fondamentalmente occidentale. Si sa che la causa principale di inquinamento sono le guerre. E nonostante si sappia, non si pubblicizza mai. Non viene mai detto che già togliendo tutti i conflitti sulla terra si farebbe un grossissimo passo avanti nella salvaguardia dell'ambiente, della vita delle persone, del miglioramento della qualità della vita. Ho notato una cosa che a me ha colpito moltissimo. Fino a qualche anno fa, cioè fino all'anno scorso, se uno digitava su Google prima causa di inquinamento, uscivano fuori articoli sulle guerre. Dal conflitto in Ucraina in avanti sono sparite queste cose. E però poi continuiamo a, appunto, come è stato sottolineato prima, a ribadire il concetto che dobbiamo controllare le emissioni, che dobbiamo fare tutta una serie di... Per cui per me questa è veramente ipocrisia allo stato puro. Adesso mi chiedo, vorrei sapere chi è d'accordo o contrario alle operazioni che fanno questi ragazzi, come si chiama, nuova generazione, che imbrattano i monumenti. Quelli sono d'accordissimo, ovviamente. Ma si chiama ultima il fatto solo che ci sia gente che reagisce, a parte il governo e chi è contrario e non vuole fare nulla, ma com'è pensabile che una persona con questa situazione che c'è stata descritta dica quelli lì sono dei maleducati, cioè sono quelli che ti stanno dicendo stiamo andando del culo, ve lo volete capire sì o no? E gli si dice che sono maleducati, come succede in tutti i movimenti, è sempre la stessa logica, si dice che sono terroristi, adesso dicono che sono terroristi. Infatti un'ipotesi che facevo io era che a un certo punto